No, è stata veramente una serata indimenticabile perché comunque non facevo gol da Brescia e sai, avevo voglia di fare gol, di ritornare a giocare perché non giocavo anche da un paio di partite, quindi entrare in campo dall'inizio, fare il gol vittoria non ha prezzo, cioè, sono più emozionato dell'altra volta, quindi una serata perfetta. Sinceramente, te l'aspettavi di giocare perché in quel ruolo c'è Botta, c'è Benali che può giocare, c'è anche Bellomo, però voglio dire, avevi avuto questa percezione in questi giorni? No, siamo una squadra di 28 persone, quindi alla fine c'è molta concorrenza e bisogna farsi trovare pronti. Non giocavo da tanto, mi sono fatto trovare pronto e questa è la cosa importante e del gruppo che sta facendo la differenza. Sì, loro erano una squadra molto fisica, molto forte rispetto all'andata perché giocano bene e quindi sapevamo delle difficoltà di questa squadra. Poi è una delle squadre più in forma nell'ultimo momento, l'avevamo preparata bene e poi come ci insegna questa Serie B, bisogna soffrire. Prima o poi il gol lo fai e noi sappiamo soffrire e ci sta portando avanti questa cosa qui. Sì. Non sono più ragazzino, nel senso che prima ero molto istintivo, molto frenetico, quindi ci sta se non giochi una partita, due. La cosa più importante è che quando vieni chiamato in causa, al di là del gol, rispondi presente. Quindi la nostra forza di quest'anno è questa, perché al di là di me stesso, anche gli altri, lo stesso chi gioca, chi non gioca. Sono sempre partecipi e si fanno trovare tutti pronti e questa, la classifica lo dice. Oh, sono un po' stordito, ma ci sta. No, lo so, è un gol molto importante, però come ti ho detto, la cosa più importante era la vittoria e di accorciare ancora più su. Poi quando segni, come ho detto prima, succedono queste serate, che cosa vuoi di più? Sì, ultimamente mi butto un po' negli spazi perché quando non trovi lì in mezzo la possibilità di giocare, perché comunque le squadre ci studiano e devi cercare altro. Siccome ce l'ho, ogni tanto mi butto, ogni tanto mi va bene, quindi speriamo che mi vada bene anche altre volte. Speriamo che ci porta più in alto possibile. Posso fare una. Una dedica. No, è per un mio amico che poi è un ex calciatore Umberto del Core. Non sta passando un bel momento e se lo merita, e anche perché se sto qui, devo dire anche grazie a lui perché ha giocato col direttore, si è informato di me. Peccato che oggi non era allo stadio, e se lo merita, lo dedico a lui perché è un momento molto difficile per lui.